Consigli fuori stagione. Il dono della dismisura articola stati d'animo cosmoguidati. Queste luci non sono state progettate a lunga durata. Si prega di utilizzarle con un simulatore mascherato che non porti con sé ricordi ancestrali. La luna spesso tace istruzioni non appaganti, tende a lasciarci nel silenzio che si vuol sentire. Portatevi volumi stanchi già utilizzati da poter essere rigenerati. Le nuove forme pensiero potrebbero scomparire senza recapito. Usate illusioni solamente non accreditate o senza citarne l'autore. La lampada potrebbe non contenere il genio, poiché l'immagine è solo a scopo illustrativo. Scavate soltanto presso terreni senza proprietari, potreste incappare in qualche rifugio antisentimentalista, dove ogni vostra azione agirà solo nelle realtà parallele di secolo pari. Quando l'istante tuona potrebbe essere percepito soltanto nelle zone già raggiunte da questo servizio. Il tempo donato in questa vita non vi verrà restituito. Io non mi sento di poter dire. Si sono fuori dal campo gravitazionale. Non è veramente così. Qui è dove la metafora fallisce. Tutti questi modi di spiegare sono solo metafore e hanno dei limiti. Direi che la mia esperienza è tale che non credo più al prossimo pensiero che avrò. In realtà non sono più capace di credere ai pensieri che sorgono. Non ho controllo sul contesto dei pensieri, ma io non credo che il pensiero sia reale, vero, significativo. Se qualcuno ha voluto chiamare questo essere oltre il campo gravitazionale dello stato del sogno, bene, ma sono sempre esitante nel dichiarare qualcosa. Non esiste vita oltre il risveglio. Chi entra nel deserto non può tornare indietro. Bisogna solo preoccuparsi del modo migliore per avanzare. Devono esserci altre cose nel mondo che le pecore ignore non sono in grado di insegnare. È più di questo. Sostituire un pasto con le parole, immaginare un mondo senza persone. Quando sei stanco di dormire, ti senti ringiovanire. La mezza età si intravede nella mezza stagione, misantropire. Soffiare sulle cose fino a quando la ragione non necessita di una vera forma di attenzione. Non esiste l'arte senza chi la individua. Ho scelto per caso questa esistenza. Qualcuno ha scelto per me. Siamo stati nell'oceano del silenzio e ci torneremo ancora. E ancora siamo stati, saremo. Ma ora cosa siamo? Siamo il pallido saluto alla persona che ci amava fino a ieri. Siamo il sonni di ieri. Cerchiamo solo sensazioni, appagamenti senza scopo. Siamo solo un feticcio identitario nella nostra rappresentazione, più o meno logica, di questa realtà. Siamo un lampadario rotto che fa luce a intermittenza. Siamo noi dentro a un io imperfetto.